iniziamo la preparazione di questo piatto tritando finemente la cipolla. Questa è una cipolla rossa di Tropea. E facciamo lo stesso con le olive nere denocciolate e gli spicchi d'aglio. Alla stessa maniera tritiamo anche un ciuffetto di prezzemolo. Adesso ci dedichiamo al baccalà. Questo baccalà è stato messo a bagno per 3 giorni, cambiando l'acqua ogni giorno. Per prima cosa ricaviamo delle striscioline, dopodiché le riduciamo in quadrotti. Iniziamo la preparazione del sughetto versando 2 cucchiaini d'olio extravergine d'oliva in padella. Quindi aggiungiamo i filetti di alici sott'olio e la cipolla tritata. A seguire il trito di olive e aglio, pinoli e l'uvetta. Diamo una breve mescolata. Quindi aggiungiamo i pezzetti di baccalà. Non aggiungiamo sale ovviamente perché è già sapido. Sfumiamo a questo punto con il vino bianco e concludiamo con un pochino di prezzemolo. Mettiamo sul fuoco una pentola con l'acqua e in un padellino andiamo a tostare il pan grattato, che non deve essere troppo fine. 10 minuti in tutto e il sugo è pronto. L'acqua bolle, quindi versiamo il sale grosso e la pasta. Io ho scelto il tipo Casarecce, che secondo me è appropriato per questa ricetta. Intanto la pasta si è cotta, con una schiumarola la passiamo in padella e la insaporiamo con il sughetto al baccalà. Completiamo con qualche fogliolina di prezzemolo ancora. Ecco, siamo pronti per impiattare. Il tocco finale del pan grattato e voilà! Buon appetito!